Dal 30 giugno al 15 ottobre la sala Ipogea di Piazza Garibaldi ospiterà la mostra fotografica Teramo Sguardi d'autore, tempi e luci sulla città con i fotografi Anselmi, Di Antonio, Di Vitini e Marcocci. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, rientra nel programma del giugno Teramano e l'inaugurazione della mostra ci sarà proprio il 30 giugno. Sì, il 30 giugno la inaugureremo, è vero che chiude il giugno ma apre l'estate nel senso che rimarrà tutta l'estate fino al 15 giugno. Ottobre, come tutto il giugno teramano, come voi avete visto, la collaborazione che noi abbiamo avuto con le associazioni culturali all'insegna della teramanità, non potevamo che scegliere quattro fotografi teramani, professionisti eh, bravissimi, che ha, con quattro sguardi diversi hanno voluto eh, fotografare la nostra città. Per eh, Di Antonio, lo sguardo. È leggermente diverso perché non è della Teramo attuale? No, eh, nel senso che quando mi è stata proposta questa, questa iniziativa io mi è venuto in mente che avevo un lavoro fatto negli anni 90, fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 e andandolo a rivedere eh, ho visto come ci sia stato un cambiamento di visione in parte è dovuta al naturale diciamo, percorso che ognuno fa, ma molto è dovuto al cambiamento dei mezzi. Eh, C'è stata una forte accelerazione dovuta all'avvento del digitale, dei telefonini. Eh, e io guardando quelle immagini che avevo fatto all'epoca eh, ho visto proprio la differenza eh, di sguardi. Lo sguardo di oggi invece con i mezzi che si usano oggi, che tutti usiamo oggi, è lo sguardo di Marcocci? Sì, io ho voluto diciamo, realizzare questo lavoro. Con, appunto, con, come hai detto tu, con la macchina fotografia di oggi, ossia lo smartphone il cellulare, quindi ho voluto dare una lettura istantanea de, della città, quindi ho realizzato più di 600 immagini, più di, di 600 istantanee, molte elaborate anche con, con le app che si usano oggi con, sul cellulare e quindi insomma, ho creato questa installazione fatta di tante immagini a colori, insomma sono, sono tutte da vedere. Insomma. Anselmi riporta invece il paesaggio urbano, tutto quello che è la città priva di auto, priva di persone, priva di vita. Esattamente, ho voluto focalizzare proprio il mio interesse utilizzando il metodo tradizionale, quindi la macchina fotografica ad altissima risoluzione tra l'altro, per prendere quegli scorci, quei punti di, 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 di visione privi delle persone. Era già un lavoro che avevo iniziato qualche anno fa per cercare di valorizzare più gli aspetti... Formali, estetici, le contraddizioni, le contrapposizioni, i cartelli stradali, le rotonde, cioè tutte quelle che sono quei segnali che quotidianamente viviamo ci circondano, ma che non focalizziamo poi dal punto di vista, tra virgolette, estetico. Quindi riportiamo in bidimensionalità quella che, che è la tridimensionalità del quotidiano e attraverso la fotografia che è magia, che è fondamentalmente comunicazione, linguaggio, eh, cerchiamo di fare una riflessione su quello che ci circonda, che non sempre. È negativo o positivo, ma che ci dà degli elementi altri per quando passiamo per cercare di dare un'interpretazione diversa.